Qua siamo, oggi abbiamo anche Pietro, con noi Ciao ragazzi, e anche Daniele. buongiorno. Ok, siamo qui, siamo sui Monti Lucrelli. Oggi è sabato 5 marzo 2022. Come date non c'è chiappo, ma allora addirittura ho detto dicembre, Sì, che poi me ne sono accorto a casa, manco me ne ero il tempo accorto non prima. è che va avanti, il tempo No, non va infatti sì, indietro. magari. Allora, siamo sui Monti Lucrelli, andiamo a fare l'anello del Monte Santo Chirico, che so, circa tra i 15 e i 18 chilometri, a seconda delle deviazioni. E quindi siamo partiti da Licenza e torniamo a Licenza passando per il sentiero delle acque. Quindi un anello bellissimo. Sì, Gradevole, pure faticoso, sono quasi, gradevole. 9, quasi 1000 metri di dislivello, sono 950 metri di dislivello. Quindi se vediamo più avanti. A frappì, vai! Sulla Surpellecchia c'è la neve, si vede da qua. Ragazzi, siamo sempre sul 306. Guardate, vi presento una celebrità, perché alla fine è una celebrità pure lui. Lui è Pietro ed è campione del mondo 2019 a Los Angeles di tiro al piattello. È lui. Cioè, pure con me pure a camminare uno famoso. E sono oltretutto pure campione italiano. Sempre di tiro al piattello. Complimenti. E poi abbiamo Daniele, che invece è il re di Ostia, campione del mondo di Ostia. Poi c'è sto io, che sono campione del mondo, non so di chi, non so sì, ma di chi. Ecco, l'ho trovato, c'è ragione. Siccome questo è il sentiero numero 100, 306 del Parco dei Monti Lucredi, questo è l'ultimo sentiero che mi mancava per finire i Lucredi. 59 sentieri ufficiali, ne abbiamo fatti 58, sta sul 59esimo, ora l'ho fatti tutti. Perfetto, dopo aver fatto tutte le vette dei Lucredi, anche tutti i sentieri, e quasi tutti i fontanili secondo me. Perfetto, andiamo avanti. Sempre lungo il 306, siamo già a 600 metri di quota, siamo fatti già un paio di 100 metri di dislivello. Questo sentiero è tutto in salita, praticamente è partito in salita e ancora non molla. Io ho mollato. No, ma non molla proprio il sentiero in salita. Allora, comunque è bellissimo, proprio nel posto più selvaggio dei Monti Lucrelli. Questo è il sentiero che non fa male a nessuno, i segni sono scoloriti, vedete. Oh, qui passa gente da tempo proprio. Non fa nessuno, ma noi ci siamo. Noi sì. Buongiorno dallo sfasciacarrozza dei Monti Lucredi. Questo deve essere tipo 8:50. Non c'è più, non c'è niente che ci faccia risalire al numero di questa macchina, ma la forma è la sua. Ti ricordi che era fatta così, 8:50 scendeva dietro? Almeno sembra, eh? Io opto per questa, non a piedi. Ma se per caso gli diamo una spinta Ma sei e quasi ci qua. buttiamo in discesa con questa, c'è cresciuta pure. Cioè, guarda, i paletti dentro ci sono cresciuti, guarda, la vegetazione proprio, mamma mia, chissà quanti anni è che sta qua questa. Comunque, 50 euro all'asta, dai, va. Pararara, ma ricordate l'ultima neve di primavera? Eccola. Vedete che stanotte qui gli ha dato una spolverata, via. Ma proprio una spolverata, sembra questo quando fai la torta e ci fa la spolverata di velo sopra, da come si chiama? Zucchero a velo. Lo zucchero a velo, uguale, guarda, sembra che pure la mia suocera stanotte ha sparato dalla spolverata delle cose qua la torta. Siamo quasi a Prato. Ed eccoci qua, siamo al fosso di Vena Scritta, come recita questo cartello, fosso di Vena Scritta, 868 metri. Di là c'è Prato Le Forme, c'è Rocca Giovine. Potete andare a far follettoso quello che vi pare. Adesso ce ne andiamo, andiamo, va, andiamosene. Adesso qui c'è il famoso ponticello, oggi con la neve. Questo ponticello qui in autunno, quando ci stanno le foglie, vengono certe foto che è uno spettacolo. La neve non l'avevo visto mai. Attenzione che è scivoloso, eh. Perfetto. Ci andiamo nel fosso di Vena Scritta. Adesso incontriamo la Fonte Liana. Poi andiamo verso il Campidello, verso il Guardia e verso il Monte Chirico. Verso, Dio, come si scivola. Mamma mia, andiamo, andiamo. Oh, sempre dentro la Valle Scritta. Un fosso di Valle Scritta. Valle Scritta era? Sì, vabbè. C'è un altro ponticello da superare. Caruccio però, acqua zero, eh? Non c'è niente, possiamo dire acqua poca, acqua c'è sta proprio. Va bene.
continuiamo la nostra passeggiata, ecco il ponticello, guardate, bello, questo è il secondo ponticello lungo la Valle Scritta, fosso di Valle Scritta, fosso di Vena Scritta, guardate che spettacolo, ci sono una cifra di alberi caduti, poi con 5 cm di neve, poi ci sono tutte le orme del cinghiale, del lupo, ci sono pure le orme nostre, soprattutto le orme nostre. Noi se fermiamo a guardare le orme del cinghiale, domani il cinghiale fate chi so questo, e questo è un escursionista, scatta, datta in fuga, va, che può essere che pure un cacciatore. Bellissimo sto sentiero. Poi l'abbiamo beccato con sta nevetta, con sto nanne, proprio nevischio. Eccoci qua, siamo arrivati a Fonte Liana, ormai abbandonata a se stessa sta fonte, bella era, guarda quanto era lunga. Niente, sono anni che sta così. Oggi è più magico l'ambiente, questo po' di neve qua. Ci sono anche le orme di daino, abbiamo visto le orme del daino. Il daino cosa? Oppure quell'altro, come si chiama? No, il camoscio qui no. Qui, no, qui sono i daini, ci stanno i daini qua dentro. Guarda, è una volta sola, ma l'ho visto una volta. 3 secondi perché è stato velocissimo, ma sono riuscito a beccarlo una volta. Fonte Liana. Ed eccoci qua. Siamo arrivati alla fonte del Campidello Alto. Ora noi dobbiamo andare verso Casale Capodiporco, 1:10 da qua, ma non ci vuole 10, vuole di meno. Eccoci qua. Fonte del Campidello Alta. Fonte sorgente. Guarda che fontanone che c'è stato, C'è un signore là. Oh, guarda, vi vedete. Faccio vedere Monte Gennaro. Sì, mo tocca a canna sopra. No, da qua siete Gennaro, sta qua. Sì, sì. Aspetta che... Dimmi. Al Prato... No, al Prato... Allora, il Gennaro da qui quanto da? Monte Gennaro 1:30. Non lo so, quindi ti dico sbaglio. Eccoci qua diretti verso Casale Capodiporco, detto anche Casale d'Amicis, ma lo puoi chiamare Casale Capodiporco? Vabbè che qui c'è un sacco di porci, di magliate, dei cinghiali, però meglio chiamarlo Casale d'Amicis. Comunque questo è il sentiero che poi porta anche al Monte Guardia, Ed eccoci arrivati sul Monte Guardia. Dopo di questa vetta andiamo a fare quella proprio che mi interessa moltissimo di più, che è il Monte Santo Chirico. Comunque, al guardia ci passi vicino, che fan, ci vai? Anche il guardia va bene, guarda il pellicchio laggiù davanti a noi. Ed eccoci qua, siamo arrivati sulla vetta del Monte Guardia. Anzi, sul pellecchio, guarda, la neve, stamattina la neve sul pizzo, è sparita, guarda, completamente sparita, no, zero proprio, era una spolverata, si vedeva. Ok, Monte Guardia, guardate quanta neve qua sotto il Monte Guardia, siamo diretti verso il Casale Capodiporco e il Monte Santo Chirico, guarda che figo qui, 5-6 cm di neve. Paesaggio è diventato molto molto più bello. Quel sentiero là porta sopra il Colle Spugna e le rovine del vecchio castello di Colle Spugna. Era così per dirvelo. Così qua, siamo in questa valle che ci porta al Casale Capodiporco. Fuori sentiero, ma dovrebbe portare lo stesso da quelle parti. Quindi da lì poi salimo sul Monte Santo Chirico. Non mi viene in mente, guardate là. I muretti a secco, tipo stazzi oppure muri di confine. Massa, sta nevetta tutta dentro sta valle, sta, è uno spettacolo, guarda. Guardate che bello che è qua. Monti Lucrani sono sempre i Monti Lucrani. Ecco lì il sentiero che porta a Casale Capodiporco. L'ho riconosciuto che ho fatto una volta. Ed eccoci qua. Al Casale. Casale de Amicis, meglio conosciuto come Casale Capodiporco. Almeno la carta lo riporta così. Poi qualcuno l'ha scritto Casale de Amicis, ma non è il suo nome. E dietro qui, sopra qui dietro, c'è la nostra meta, che è il
Monte Santo Chirico. Perfetto. Ecco lì che è moto va. Io devo prendere il numero di targa. La lasciamo lì va. Anche se non potrebbero venire qua con le moto. Passiamo da là, vedi che è moto. Vedi che le targhe ce l'hanno, l'hanno tirate su, l'hanno tirate, non falle vedere. No, ce l'hanno proprio. Ce l'hanno proprio. Ok. E eccolo qua, ennesimo fontanile dei Monti Lucredili. Quest'estate stiamo a passare qua, ci stavano i boscaioli. Avevano messo il cocomero in fresco, se è mancata poi addentavamo il cocomero. Giusto che ci hanno fatto pena, va, se no io era da mangiarselo. Qui ci sono i tritoni, eh? L'acqua è pulita, vedi? Un po' sporca la fontana, ma l'acqua è pulita. Adesso siamo sotto il Monte Santo Chirico. Adesso, siccome il Santo Chirico non c'ha sentieri, mo cercheremo un sentiero così. Alla do capita capita, via. Qua c'è una sorgente qui e una sorgente là. Lì proprio le vasche di casa, capito? Passate, passate. Quella che abbiamo passato appena adesso di fonte era Fonte Cerunorti. Siamo a 1000 metri sopra il livello del mare qui. Questa è la vetta che devo andare a fare io. Il Santo Chirico. Questo è il sentiero. E dobbiamo trovare un modo per salire. Mo vediamo. Va. No, il sentiero cammina a mezza costa. Non va sopra. Con una salita fuori sentiero inventata qui per lì, lì per lì proprio adesso. Stiamo salendo sulla vetta del Monte Santo Chirico, che non ha sentieri per salire sopra. Quindi adesso famo un pezzo, no no, un pezzo dritto per dritto. Guadagniamo un po' di quota, sì. Guadagniamo 50 metri di quota e poi famo un'altra diagonale, tanto siamo già di là, dai. Ok. È tipo Torre di Pisa, Sì. Ed eccoci qua, Monte Santo Chirico, c'è pure l'ometto di pietra, l'abbiamo fatta testa a testa, l'abbiamo fatto, guardate che spettacolo, quello è Pellecchia, Pizzo Pellecchia, questo è il colle pendente, quello laggiù è il Gennaro, questo è Guardia, e coso, Zinno, Spugna, un bello spettacolo qua, guardate a nord quanta neve ancora c'è, qui c'è la neve perché sta a nord, quindi ci mette un po' più a andare via. Perfetto, siamo saliti qui con un fuori sentiero da paura. Yuhu! Monte Santo Chirico! Però fino a qui ci abbiamo messo per arrivare. 12 km, 4 ore e 49 via qui sopra. Ok, guardate che sguardo sulla valla, che bella sta vallata, eh! Monti Lucredi, guardate che spettacolo! Siamo appena scesi dal Monte Santo Chirico, abbiamo ripreso questo sentiero qua, che passa sotto il Santo Chirico e porta alla fonte Santo Chirico. Poi a destra c'è una sterrata che riporta a Licenza, che è quella che prendiamo noi, con qualche scorciatoia. Invece alla sinistra troviamo un'altra sterrata che porta a Monte Flavio e a Monte Pizzo Pellecchia. Questo è il Monte Ariaoni. Quindi ci vediamo tra poco lì al bivio, lì alla fontana, alla fonte di Santo Chirico. Bevono. Ok ragazzuoli, Fonte Santo Chirico, guardate il ghiaccio che c'è sta sopra, guardate che freddo che fa, oh ma manco si rompe, guarda, sto giù da... adesso non fa in tempo a andare via, poi perché mo si abbassa la temperatura. Fonte Santo Chirico, che prende il nome dal Monte Santo Chirico dove stavamo noi adesso, e quello lassù è il Pizzo Pellecchia. Stamattina era pieno di neve, guarda il sole che ha fatto sparire tutto. E questo era il Monte Santo Chirico, quello che abbiamo fatto noi adesso, ma l'abbiamo fatto dall'altra parte. Sì, è pure spesso. Ok, adesso scendiamo a Licenza. Fuori sentiero comunque, perché è una scorciatoia. Comunque abbiamo dato un altro fontanile, bellissimo. Acqua fresca. Ci stanno i lucci. Dove i lucci? Oh. Ci stanno i pesci. Qui ci dovrebbero stare i tritoni, ecco la strada che riscende, vedi, questa era la scorciatoia. Per evitare tutta, tutto il curvone. Tutto il curvone. Branco qui c'è scritto, eh. E questa invece è, una, è un bottino dell'acqua. Aperto? Sì, ma da 300 anni non viene aperto, lascia aperto, via. Si sente il rumore dentro. Guardate Licenza, no Licenza, quella è Civitella e quello laggiù è Percile. Se mi sposto qui si dovrebbe vedere, ecco lì sotto, si dovrebbe vedere Licenza.
eccola, licenza, Cividella, Percile, lì ci sono i famosi laghetti di Percile. Ok, ok, dopo questa lunga serrata, che ancora continua, c'è un certo punto trovate sto sentiero, vedete? C'è un ometto di pietra sulla destra, ecco qua. Prendete questo sentiero e questo porta direttamente, quindi vi fa accorciare di parecchio, direttamente al giardino dei Cinque Sensi dove abbiamo lasciato la macchina. Quindi adesso scendiamo di qua nel bosco, anche perché sta serrata ci ha rotto pure le scatole, diciamoci la verità, siamo fatti 3 km di serrata e ancora continuiamo perché abbiamo preso di qua. Aiuto! Eccoci qua, stiamo seguendo questo sentiero che non è assolutamente segnato, questo è un fuori sentiero del parco, però dalla cartina sembra che questo li porta giù ai Cinque Sensi, quindi per il momento zero segni, ma il sentiero è sempre evidente. Fate attenzione, c'è qualche curva che non si vede, per il resto si scende abbastanza bene, dai, andiamo via, ci vediamo sotto. Sì, sì, il nostro sentiero arriva qui, finisce qui, dentro il giardino dei Cinque Sensi, qui passa anche il cammino di San Benedetto, come vedete. Quest'acqua, questo torrente è alimentato dal fosso Maricella. C'è anche il parkour da queste parti, vedi, oltre le tante sculture di roccia che ci stanno. Così qua, questo sentiero che vedete qui, sì, ma aspetta, sto a far firme, Il telefono suona, ma aspetta, guardate qua che... Questo è il giardino dei Cinque Sensi di Licenza, praticamente le macchine stanno a 20 metri da qua. Ok, cioè, guarda che bello qui. Ok ragazzuoli, questo ci fermiamo 10 minuti qua. Eccola qua, abbiamo trovato una cascata. Questo è sempre formato dal fosso Maricella, Quello là è il cammino di San Benedetto, vedete che va in salita e poi va pure alle valle delle bamboline, va. Poi più avanti c'è un'altra cascata, poi non so quanto è lontana. Vediamo un po'. Ed eccoci qua, ancora un'altra cascata, sempre formata dal fosso Maricella. Che spettacolo! Olì. Guardate che roba! Spettacolo, eh? E vabbè, va! L'escursione finisce qua, guarda! L'escursione finisce qua, 20 km, 500 metri, 7 ore, 22 minuti, ci siamo fatti Monte Santo Chirico, Monte Guardia, Fosso Maricella, guardate, stiamo a costeggiare il Fosso Maricella, le cascate che vedete vengono formate da questo fiume qua. E quindi ci vediamo alla prossima. Oh, vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma e abbassa la Lazio. Sono laziali, che ce vuoi fare? Alla prossima, ciao! Ciao, ciao! Ciao.